migliaia di procedimenti di mediazione, nomino poco meno di 2000 mediatori ogni anno, perché sono responsabile dell'organismo, quindi nomino tutti i mediatori, avendo le coppie di mediatori, i colleghi di mediatori sono sempre il doppio. Vedo quali mediatori hanno maggiori risultati nel bilino laterale e quali mediatori hanno minori risultati nel bilino laterale. Guardo come sono stati scritti i verbali, come è stato gestito il bilino laterale, ed è evidente che in base a come si comunica nel verbale del bilino laterale si stimola nella controparte contumace più o meno un'adesione. Perché la parte è atecnica, salvo non sia una struttura organizzata con all'interno di uffici legali, la parte è atecnica, si confronterà con il proprio avvocato. Un verbale sterile può generare degli effetti nel giudizio potenzialmente sopportabili o anche non generabili. Un verbale strutturato deve, come diceva l'avvocato De Michele, portare con sé innanzi alla mancanza di effetti nel giudizio la motivazione da parte del giudice. E questo, francamente, condiziona enormemente quello che potrebbe essere il futuro di un giudizio. Si tratta solo di capire. Uno potrebbe anche fare la bilino laterale al solo scopo di avvantaggiarsi dei possibili effetti e, lo dico senza nessuna forma di morale sulla mediazione, sperare che la controparte non aderisca. Non deve pretendere che lo stesso faccia il mediatore, che parla al contrario invece spererà che la controparte aderisca. Però voglio dire, in assoluto onestà intellettuale non esiste un motivo per non fare la bilino laterale. Potrebbe esistere tutto un motivo per sperare che la bilino laterale vada a buon fine, così. Ma non esiste un motivo per non fare la bilino laterale. E questo perché la norma ce la mette a disposizione e non è praticato perché è semplicemente antieconomico. Il mediatore non guadagna nulla alla bilino laterale. Guadagna in sperimentazione scientifica, perché io vi posso dire che oltre il 50% dei bilini laterali implica una visione tardiva della parte, e di quel 50% dei bilini laterali che non vanno a buon fine, pensate alla materia condominiale, si impugnano le lettere assembleari di mediazione, diciamo, è improprio. Si usa la mediazione quale è tentativo di conciliazione e ereditabile di conciliazione di giudizio della delibera di proporzione, non so, del rendiconto, per dire. Il condominio non partecipa per mille motivi, il condomino fa la bilino laterale con 50 euro, ottiene la formulazione della proposta del mediatore, o formula lui delle proposte, ritorna il verbale con la proposta in assemblea, l'assemblea accetta la proposta senza mai aderire al procedimento di mediazione. Tutto questo è stato deflattivo del carico giudiziario, l'organismo di mediazione non vuole niente. Quindi cosa c'è di interesse economico in tutto questo? Stiamo parlando di sperimentazione scientifica, io oggi non potrei rappresentare un organismo che ho fondato nel 2011 e che è l'unico organismo in Italia certificato ogni avviso nel 2011 da Società di Certificazione Italiana su delega di Accredia. Siamo gli unici nel sito di Accredia e siamo gli unici che superano l'80% di accordi conciliativi su oltre 800 procedimenti di mediazione. Cioè, nel senso che se uno ha fatto 10 procedimenti di mediazione e 10 su 10 li ha fatti positivi, avrà il 100% dei risultati, però la popolazione statistica stante la base del calcolo è poco rappresentativa, perché 10 non rappresentano nulla. Questo per dirvi, è anche, come dire, frutto di una passione, e vi ringrazio per l'opportunità che ci state dando di condividere con noi i risultati di questo lavoro e di questa passione. Dopodiché di questa passione ci si può approfittare, inteso come trarre profitto, fidelizzando il cliente, dando un'opportunità al cliente, coinvolgendo gli avvocati che credono che questo strumento, se funziona, possa essere anche un'opportunità professionale importante, e oltre 80% degli accordi vuol dire che in un territorio, se un organismo fa 4.000 procedimenti di mediazione e fa il 10% di accordi, fa 400 accordi, un organismo fa 1.000 procedimenti di mediazione e fa 80% di accordi, va al doppio di accordi dell'altro, quindi da un punto di vista deflattivo forse è più compatibile con la razza del registro della mediazione che funziona che non la mediazione formale che viene gestita secondo le più comuni esperienze che ci potrà essere capitato di aver avuto. Direi che facciamo parlare un po' Claudio. Sì, sì. Grazie. Io non sono avvocato, buonasera a tutti, sono un tributarista, un revisore condominiale e mediatore. Quindi mi piacerebbe rappresentarvi una visione della mediazione, in generale della revisione, un po' diversa da quella che è stata rappresentata fino adesso. Come revisore, come tributarista, io ho sempre un impatto abbastanza traumatico con le contabilità condominiali, perché
Quello che è emerso prima dal dottor Giordano in merito all'utilizzo o meno della partita doppia nell'ambito della gestione della contabilità condominiale, in realtà è emerso un po' come un pezzo, ma di fatto, a mio avviso, a mio modo di vedere, da tributarista, da commercialista, e so che ce n'è in sala, è traumatico. È traumatico pensare oggi di poter gestire una contabilità in partita semplice. Ci si chiede come mai il legislatore sia dall'origine abbia pensato che il condominio meritasse di beneficiare di quelle norme di gestione sociale che invece aveva rappresentato per le società di capitali prevalentemente. Il legislatore, nella parte del codice civile non legata al condominio, quindi legata alle società, aveva dedicato alla società, alla contabilità semplificata, soltanto a quelle società di persone o di piccole dimensioni che non avevano la necessità di tutelare particolari interessi collettivi. Ecco, ci si pone il problema del perché un amministratore che invece gestisce importantissimi interessi collettivi, perché oggi come oggi la gestione del capitale condominiale è il capitale immobiliare, se pensate che l'80% delle famiglie italiane sono proprietarie della prima casa, l'immobile è una ricchezza patrimoniale nazionale, il legislatore non si è posto il problema di tutelare almeno allo stesso livello di un SRL con un capitale di 10.000 euro quei condomini che affidano il loro patrimonio immobiliare a un amministratore a mandare. Ci si chiede perché l'abbia fatto. Io me lo sono posto, il problema ho ricercato, ho studiato, ho guardato, ho cercato di capire. Probabilmente in origine, quando il legislatore si è mosso nel regolamentare la fattispecie del condominio, il condominio era visto probabilmente in maniera, era di fatto sul territorio meno importante e meno pregnante di quello che è adesso. E quindi probabilmente si tendeva a tutelare, a rendere più semplice la vita a quel caposcala, a quel condomino virtuoso che si assumeva l'incarico di gestire quelle quattro spese che facevano capo al condominio. Pensate che quando è stato formulato il codice civile, le case probabilmente in gran parte avevano i bagni fuori dalla casa, quindi erano case di ringhiera, e i servizi comuni erano pochissimi, solo pochi appartamenti probabilmente situati nei centri storici delle città, palazzi, avevano delle parti comuni che necessitavano di gestioni più impegnative, di più storie. Pensate anche solo agli ascensori, quanti pochi ascensori c'erano, o centrali interni che c'erano all'epoca in cui è stato formulato il codice ROP. Quindi probabilmente è per questo. Poi finalmente con la riforma il legislatore si è un po' svegliato e ha regolamentato un po' più la normativa legata alla gestione della contabilità condominiale. A mio avviso, cercando di prendere un po' di giurisprudenza che nel frattempo si era sviluppata, e cercando di regolamentare come tutte le volte che il legislatore interviene nella gestione di lobby contrapposte, senza dare troppo